migliori interpreti al mondo di quel ruolo, che già peraltro ha avuto la possibilità di disputare la finale mondiale 2 anni prima. Eppure per lui essere lì ha un sapore speciale, perché qualche anno prima non sembrava possibile potesse arrivare tanto in alto. Patrice Evra nasce a Dakar, in Senegal. Suo padre è un diplomatico della Guinea. Sua madre viene da Capoverde, ma il ragazzo cresce in Francia, nella periferia sud di Parigi. Un amico lo introduce giovanissimo nel club Omnisport des Ulis, la squadra della cittadina in cui vive, avvertendo i dirigenti che Evra è il nuovo Romario, un attaccante bassino ma estremamente veloce e tecnico. La statura di 173 cm però rappresenta un problema, soprattutto perché il calcio, in Francia e altrove, sta ormai diventando sempre più fisico. I principali club del paese lo vengono a visionare, ma alla fine lo scartano, tra questi anche il PSG. Viene invitato a Torino per un provino con il club Granata, che medita di inserirlo nella sua formazione primavera. A quel punto però Evra riceve una proposta che gli pare anche migliore, andare a giocare al Marsala in Serie C1, ma farlo da professionista. Qui il francese viene spostato all'ala sinistra e nonostante il rude gioco della C italiana disputa una buona stagione da 24 presenze e 3 reti che consentono ai siciliani di salvarsi. Il Monza lo chiama quindi in Serie B. L'occasione è ghiotta, anche perché all'epoca di fatto il club era la squadra satellite del Milan. Le cose però non vanno bene, Evra non convince l'allenatore e gioca appena 3 partite, del tutto anonime. A fine stagione i lombardi lo lasciano partire e il francese quindi torna a casa. Giocherà al Nizza, in seconda divisione. La stagione è piuttosto normale, ma paradossalmente rappresenta per lui una svolta in carriera. Questo perché l'allenatore Sandro Salvioni, ex guru della primavera del Parma, vanta l'intuizione di arretrarlo come terzino sinistro. Dopo una successiva promozione in Ligue 1 nel 2002 e la trasformazione in difensore, a 21 anni Evra è uno dei giocatori più promettenti del campionato. Il Monaco di Didier Deschamps lo vuole immediatamente e il ragazzo si impone da subito in una squadra piena di talento, ottenendo anche la prima chiamata nell'Under 21 allenata da Raymond Domenech, che sarà uno degli allenatori a credere maggiormente in lui. Con il Monaco, Evra raggiunge la sua prima finale di Champions League nel 2004 e nello stesso anno esordisce anche in nazionale maggiore. Poi arriva la firma con il Manchester United. Da qui Evra vivrà i suoi anni migliori. Diventerà uno specialista delle finali di Champions, altre 2 con i Red Devils nel 2009 e nel 2011 e altrettante con la Juventus nel 2015 e nel 2017. E conquisterà numerosi altri trofei. 5 campionati inglesi e 3 italiani, 3 League Cup, 5 Community Shield, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un Mondiale per club. Niente male per un ragazzo la cui storia era iniziata nei bassi fondi della Serie C1.